Bella a tutti ragazzi, sono TaniCarturo98, siamo ritornati a fare questi gameplay e oggi ci ritroviamo su Forza Horizon 2, gran bel gioco di corse in esclusiva per Xbox One, Xbox 360. E all'inizio avevo fatto dei pregiudizi su questo gioco che alla fine si sono rivelati sbagliati e all'inizio preferivo The Crew a Forza Horizon 2, però vedendolo Forza Horizon 2 si è rivelato un gioco molto nettamente superiore all'esclusiva di PlayStation, cioè l'esclusiva Sony di Driver Club, che ne parlano anche chi ha tutte e due le console. L'ha provato Driver Club, dice che è meglio Forza Horizon, cioè preferisce molto di più l'esclusiva della One. Quindi si vede il duro lavoro dei studi Microsoft, con cui vengono pagati anche bene, visto la grafica e tutti i contenuti. Vabbè, passiamo al gameplay, non voglio rompervi ancora di più con queste notizie che secondo me già sapete. Allora, una cosa molto bella che è stata anche riprodotta già, che hanno fatto anche in Forza Horizon 2 è i campionati, cioè ecco, vaffanculo veramente. Allora, praticamente i campionati che hanno fatto su Forza Motorsport 5 erano moltissimi, ragazzi, ci ho messo quasi un mese a finirli tutti, anzi diciamo un mese o anche di più per finirli tutti, e c'erano anche moltissime auto. E la stessa cosa che hanno fatto anche qua su Forza Horizon 2, ci sono 168 campionati che sono sparsi in, come possiamo vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, come cazzo le possiamo chiamare, in 6 cittadine, cioè paesi e città, 6 paesi e città. Praticamente bisogna fare 4 gare per completare un campionato, e 168 campionati, ragazzi, sono 600 più di gare in totale. Quindi sono anche di meno delle gare su Forza Motorsport 5, se non mi sbaglio. La grafica poi è stata poco migliorata la grafica, dato che su Forza Motorsport 5 già aveva già era migliorata, quindi l'hanno dovuta solo un po' ritoccare, rifare un paio di modelli e altra roba. Poi anche il meteo, che hanno aggiunto la condizione climatica della pioggia, che mentre stai correndo inizia a piovere all'improvviso, e questo l'ho provato, cioè mentre in modalità libera, mentre stai viaggiando, all'improvviso viene a piovere. È bello perché anche il ciclo giorno e notte è fatto bene. E guardate, preferisco nettamente le esclusive della Microsoft di corse,
che quelle Sony, perché sì, Sony con Gran Turismo era un gioco strepitoso, però Microsoft, si vede che i giochi, i studi Microsoft con forza li fa, cioè sono giochi di corse proprio superiori anche a quelli che fanno le altre case produttrici. Ecco, porca troia, per esempio, ecco un'altra aggiunta, per esempio, è che l'auto è personalizzabile al massimo, quindi non vi ritroverete come in Forza Motorsport 5 a che avete solo il motore di quel tipo, cioè varia tipo di auto i motori, però ce ne sono di più, ci sono più oggetti modificabili all'auto. Poi abbiamo anche i livelli, che si può ovviamente livellare anche in singolo con i famosi bracciali di Forza Horizon. E che altro? Ci sono anche le sfide imperdibili, che è una novità di Forza Horizon 2, che sono, allora, dovrebbero essere 15, però sono andato a vedere, ne sono 30, quindi le altre 15 non so come si facciano a prendere, non ho ancora scoperto. E sono livello 182. Ovviamente per arrivare a sto livello ho finito tutti e due i campionati, cioè tutte e due le finali, perché in Forza Horizon 2 ci sono due finali. La grafica è strepitosa. Ecco, questa è una gara con la pioggia, scusate per quel cazzo di coso, però so, da fastidio. Forza, sei in un'ottima posizione, vinci la prossima gara e il campionato è tuo. Facciamo qualche gara qui contro i ecco, un'altra cosa sono i drivatar, che li hanno riutilizzati anche su Forza Horizon 2. Che i drivatar, praticamente, per chi non sapesse ancora cosa sono, è un'intelligenza artificiale che assimila i tuoi modi di guidare quando sei in single player. Per esempio, se tu inizi a dare a sbattere contro le altre auto, cioè fai un macello tipo carro armato che vai e distruggi tutte le auto, però qua non le puoi distruggere. Ovviamente con i danni non attivati non le puoi distruggere, cioè, però le puoi danneggiare esteticamente. Loro che fanno? Ti vengono a sbattere, cioè assimilano i tuoi modi di guida. E come possiamo vedere vabbè, vaffanculo, le ho perse di vista anche. E riprendendo il discorso degli oggetti, come potete vedere, questa è una non mi ricordo nemmeno che auto è. Ecco, una Jaguar, la Jaguar del 1954, e se avete notato bene sembra un cavallo matto, cioè st'auto, cioè porca vacca, corre come un pazzo, corre come una pazza st'auto. Io appena l'ho modificata mi sono impressionato, ci ho messo un motore V12, quindi immaginate che già su quest'auto i motori che ci potete mettere, immaginate sulle altre auto, cioè potete far arrivare un'auto di classe D merdosa alla classe X. Cioè, è veramente strepitoso questo gioco. Poi, dopo, appena avrò finito il campionato, vi mostrerò anche altre cose. Ritornando alla grafica, anche la pioggia è stata migliorata con le condizioni atmosferiche. Possiamo vedere l'auto bagnata. Si vede, anche se la qualità del video fa schifo, si vede. Scusate un attimo, stavo dicendo, anche la schifosa qualità della videocamera che registra, ed è in HD registra, però registrando un televisore normale che
si vede un po' di merda. Sono altri 20 punti. E si vedono proprio le gocce. Altro campionato vinto. I migliori piloti del fatto molto bene. Di te, sai. Sono gli stessi campioni che puntano a conquistare un posto nella finale di le stazioni radio sono non sono più tre, cioè Horizon Pulse, come se cazzo si chiama, Horizon Burst Arena e Horizon XS, ma ci sono altre nuove stazioni radio che scoprirete andando nelle varie cittadine. Per esempio, bene gente, non abbiamo finito con aspettate questo campionato. Quando siete pronti ritroviamoci al centro gare di Nismo a Sena. Ok, vaffanculo. Ecco, stavo dicendo, per esempio Radio Levante, in cui c'è solo musica classica e la passiamo. Hospital Records Radio, che è musica non so che cazzo, di tipo dubstep, tutta frenetica, tanti cazzi. Poi Ninja Tune, rap e tanta altra roba. E Innovation Leisure, che sembra radio, sembra musica elettronica, fanno un po' di musica elettronica, chi se ne fotte non ho ancora capito, perché non le ascolto molto, preferisco più la stazione radio Horizon Bessarina. Ora andiamo al centro merdoso. Tenere la destra. Porco due. 400 metri. Ah, e se all'inizio del gioco attivate tutta la guida assistita, sarà impossibile giocarci, quindi vi consiglio di non attivarla, cioè iniziare pian piano a giocare senza la frenata automatica. Allora, come stiamo vedendo? Come va? Abbiamo gli assetti. L'assetto, vabbè, le mie auto. Design e vernici, possiamo. Affanculo. Ecco, possiamo selezionare l'auto, la verniciamo. Con trova nuovi design, li troverà da altre persone. E possiamo creare i nostri design poi. E verranno pubblicati. Poi abbiamo i famosi gioielli dimenticati, tra cui la Jeep Willis dell'esercito americano. Allora ragazzi, stavo dicendo che abbiamo qui la Jeep Willis del 1945 dell'esercito americano. Questa deve andare a fanculo, sta auto è una merda, l'ho potenziata, porca puttana. E scusate, tra i potenziamenti ci sta anche carica potenziamento, quindi in aggiunta a Forza Horizon 2 potremo scaricare le delle configurazioni fatte dagli altri giocatori. Non le ho provate perché io non mi fido. Ecco, infatti non c'è nessuno. Non ho ancora capito come cazzo si vanno a caricare, quindi lasciamo aperto. Vabbè, possiamo. Ah, poi abbiamo l'autosalone dove ci sono tutte le auto. Ecco queste. Che facciamo con la tua auto oggi? Vaffanculo. Vabbè, possiamo continuare anche il Grand Tour. Andiamo a, ecco, in ogni città, in ogni città paese ci sono 28 campionati da fare. E possono anche, cioè, ci vuole tanto per completarli tutti. D'accordo, il nostro campione ha parlato. Andiamo tutti a Sisteron. Ma perché non fai un po' che cazzetoni? Boh, io non lo so. Vabbè, stavo dicendo, farò anche un gameplay, diciamo, su GTA 5 per Xbox One. Allora, qua è difficile scegliere quale auto prende. Ah, questa qui è l'auto, sì, perché ho la The One Edition. Allora, prendo un'auto e ve la modifico. Allora, prendiamo questa, perché ecco, benissimo. Vaffanculo. Ah, sì, vabbè, tanto so pochi me. Allora, vi mostro un po' di paesaggio. Ok, oggi ci avete regalato questa super auto merdosa, trazione anteriore schifosa, vabbè, la prossima fase da del destra. Viaggio ci porterà a Sisteron. Sentitevi liberi di esplorare
questi che mi parlano. Vaffanculo, non me ne fotte al cazzo. Stavo dicendo, questi qua che mi parlano sopra. E gioco. E praticamente, come possiamo vedere, l'abitacolo dell'auto è tutto inter... cioè, non si può interagire, ma è interattivo, quindi è realistico, si muove tutto, tutto l'HUD che è disponibile nel coso, si, per esempio tachimetro e tanta altra roba, è stato ridefinito tutto quanto, cioè aumentata di grafica e cazz'altri. Poi incontriamo anche qualche driver per farci una guida testa a testa. È una figata guidare dentro l'abitacolo, cioè. Però noi guideremo al fuori, ecco, benissimo. Eccoci qua ragazzi, siamo quasi arrivati alla cazzo di destinazione del Gran Gom, sto catorcio d'auto. Nah, è una merda st'auto. Ma vediamo un po' di modificarla. Ecco qua. Molto bene, questo è un Super Hot Hatch Championship. Scegli una gara e cominciamo. Ma vaffanculo, fatti cazzi tu. Ecco, benissimo. Allora, andiamo in garage. Ehi amico, entra! Come posso aiutarti? Personalizzato. Andiamo sempre al motore, cambio motore e abbiamo un bellissimo 1,6 litri I4. Mazzo! I4. E poi il turbo. Ma a chi? Ho detto I4, no Xbox. Vabbè, capisce un cazzo sto Kinect. Turborelli. Cambiamo la trazione, ci mettiamo a trazione 4x4, dato che ci abbiamo messo un motore turbo, non si può fare caso in cazzo col motore Turborelli, si può fare una siga. Boh, perché un motore da rally Turborelli, te lo dicevo qua la parola. Benissimo, andiamo, ecco. Poi non so quando, mi sa, non so se riuscirò a fare un cazzo di video con la beta di... no scusate, non la beta, la alfa di Evolve, quel sudicio penzolone di gioco. Mamma mia, quell'alfa è schifosa, rancida, che... ecco, che fa schifo, cioè fanno un'alfa, c'è bisogno di una connessione internet buona, server buoni, e per trovare una cazzo e invece per trovare un cazzo di gioco, dei cazzo di giocatori ci mette 40 anni, oppure te li trova e poi si disconnette, ma cioè proprio da penzoloni su biccioni, cioè da schioppati. Dov'è? Eccolo qua. Sono più figo. Che cazzo? No. Basta. Oh, che cazzo. Ecco qua. Così aumenta il peso delle ruote, così hanno più aderenza. Oh, ci mette 40 anni, minchia. Ecco qua. Pappa, allarga dei cerchioni delle ruote. Ecco. Poi vediamo un po'. Se può fare caso in cazzo, vediamo se vi... no, ma no, perché se peggiora. Ok, sta a posto così. Vediamo un po' le prestazioni. So che andrà una merda, perché l'auto è una merda. Vediamo. È un po' meglio di prima, cioè. Sì, dai raga, va bene, sta auto sudicia. Ok,
raga, qui finisce il nostro gameplay, ci ribecchiamo al prossimo gameplay, al prossimo video con me e l'auto su, diciamo.